Benvenuti e buona giornata. Oggi Daily Tech News di Mr. Gadget, secondo giorno della settimana. Siamo al 20 di ottobre del 2015, martedì. Oggi è il giorno di HTC, che presenterà quasi ormai certamente l'HTC A9, scusate, ma probabilmente non sarà l'unico prodotto che vedremo. Forse gli altri annunci che vedremo non saranno destinati al mercato italiano, ma si rumoreggia anche un nuovo modello di M9 Plus con alcune variazioni, in particolare con l'aggiunta dello stabilizzatore ottico e con una nuova ottica per la fotocamera. Vedremo quali saranno le informazioni. Tanto tante notizie che riguardano Apple. La prima riguarda l'uscita della Apple TV, che arriverà ufficialmente il 28 d'ottobre. L'ha detto ieri Tim Cook ad un incontro con il Wall Street Journal. Non solo, ieri sono stati annunciati anche i primi numeri che riguardano Apple Music: 6,5 milioni di persone che pagano i 9,99 euro al mese per l'iscrizione al servizio. Ci sono altre 9 milioni e mezzo, 8 milioni e mezzo di persone, anche perché in totale il numero degli utenti che utilizzano Apple Music è di 15 milioni, 8 milioni e mezzo invece che sono ancora nel periodo di prova, quindi che non hanno ancora preso una decisione. Non solo, da Apple arriva anche la notizia di aver fatto sold out con iPhone 6S e iPhone 6S Plus in Corea, dove sono stati aperti i preordini. E l'ultima notizia è quella che Apple ha cacciato dall'App Store 250 applicazioni. Si parla di applicazioni presenti nel territorio cinese. Non ero io l'autore, quindi vorrei rassicurare la forza pubblica che sta passando in questo momento. 250 applicazioni che spiavano le abitudini dell'utente, per questo sono state rimosse dall'App Store. A proposito di Apple Maps, invece, novità, non riguarda noi da vicino, ma comunque continuano ad espandersi le informazioni sui mezzi pubblici. Da ieri sono presenti anche quelli di Boston. E proprio perché parliamo di mappe, andiamo anche su Google Maps, invece, che ha un aggiornamento in arrivo molto interessante, perché darà la possibilità di fare una ricerca dei cosiddetti quick stops lungo il percorso. Cioè, una volta settata la propria destinazione, una volta avviato il Google Maps in modalità navigatore, ci sarà la possibilità di avere tutte le informazioni sulle stazioni di rifornimento, alberghi nelle vicinanze, ristoranti, negozi ad esempio lungo il percorso. Si potranno fare ricerche anche più dettagliate. Io credo che questo ad esempio sia una funzionalità davvero molto interessante. LG ha annunciato per gli Stati Uniti, insieme ad AT&T, LG G Vista 2, un prodotto con un display da 5,7 pollici full HD con un processore Snapdragon 615, 2 giga di RAM, 16 giga di RAM interna con l'espansione di memoria, 13 megapixel sul retro, 5 megapixel sul fronte. LG e AT&T dicono che il prezzo, che non è ancora stato comunicato, sarà rigorosamente proprio rivoluzionario. Vedremo quale sarà. Nexus 6P potrebbe caricare con insomma la funzionalità di power bank che ha al suo interno il Nexus C usando il connettore Type-C. Io credo che questa sia una notizia che risolverà le nostre vite. Non so quanti di voi insomma incroceranno amici con Nexus per le mani. Invece per chi è appassionato di Microsoft, si avvicina il momento finalmente dell'uscita. Ieri nell'elenco ufficiale dei prodotti di Microsoft è apparso il Lumia 950 nel cosiddetto listing, quindi vuol dire che potrebbe essere molto vicino al suo esordio commerciale, e potrebbe essere molto vicino all'esordio commerciale altro prodotto rivoluzionario da Xiaomi, che sta preparando un overboard, quindi una di quelle tavole che fanno impazzire oggi i più giovani, che pensate potrebbe costare solo $300. Sarebbe veramente una rivoluzione. Siamo curiosi di vedere se verrà confermato oppure no. È confermato invece, senza alcun tipo di dubbio e senza alcun costo, alle 14:30 l'appuntamento su Radio Number One con Mr. Gadget. Buona giornata, ciao!